Dunque, siamo all'interno delle caverne di Mordor. E quindi, prima di fare qualsiasi cosa, occupiamoci dei nemici che sparano da lontano. Ecco qua, togliamoci dalle palle i Legolas fatti. Dici che... vediamo... no, no. Ho bisogno di farla alzare di più, vero? Oh no, invece... ah, e io che pensavo di no. Allora, ne ho bisogno di 4. D'accordo. Allora, credo che possiamo proseguire da lì anche senza dover fare di nuovo la scalata. Quindi, io ho visto la fiamma azzurra qui. Il punto è, dove dobbiamo andare con questa fiamma? Oh, ma veramente sembra un livello uscito da Dante's Inferno, ragazzi. Sembra un livello uscito da Dante's Inferno. Quanto è bello quel gioco. Sono stracontento di averlo fatto anni fa in live. Ma quel gioco lì oggi, portarlo qui sarebbe molto pericoloso, visto la quantità di cose che oggettivamente sarebbe meglio evitare su un canale con comunque 15.000 iscritti, sai. Vorrei tenerlo ancora per un po' di anni. Ho il presentimento che la fiamma mi serva per bruciare proprio quello. Oppure no, non credo di dovermelo portare. Oh, attenzione, ecco qua, scusatemi. Dicevo, non credo di dovermelo portare. Aspetta. Fermo lì. Preso. Non credo di dovermelo portare qua sopra, vero? È che... Chi mi ha sparato e dove? Comunque, guarda quanti trampolini che ci sono. Allora, quel ragno là non ci arriviamo. Forse possiamo fare un piccolo shortcut. Vediamo. Allora, qua è pericoloso. Ecco qua. A meno che in realtà la fiamma... dove sono finito? Dicevo, la fiamma non devo portarmela in più di un posto. E siamo arrivati alle 1000 ghiande. Perfetto. Qua si passa? No, eh. Allora, lì c'è un ragno che mi spara dalla distanza. Ecco qua. Addio ragno. Ecco fatto. Facciamo un piccolo shortcut. Dio mio. Non so, la gravità mi ha fatto cadere subito in basso e per un attimo ho pensato, benissimo, siamo morti. Dunque, mi sa che questa zona è tutto un cerchio. Dove giri giri sei sempre qui. L'unico modo per proseguire è trovare le 4 noci. Ecco fatto, vediamo. Oh, ecco qua. Dicevo, vediamo dove finiamo. Attenzione. Ecco qui. Chissà se lo rincontriamo il ragnone gigante come boss. Sai che ogni tanto nei giochi i boss li rimettono in più di un punto, gli cambiano solo il colore, oppure lo rincontri perché sì, è già lì, ascolta, rimettiamolo. Ecco qua. Ecco fatto, aspetta. Grazie, vabbè che ormai siamo arrivati alle 1000 ghiande. Oh, fermo. Fermo, attenzione, ecco qua. Però, perché lasciarle giù d'altronde? Va bene che non ci sono premi aggiuntivi. Oh, aspetta, ho capito. Ho capito cosa dobbiamo fare. Dobbiamo andare con la fiamma, come pensavo, in ogni di questa ragnatela. In ognuna di queste ragnatele. Il problema è che dobbiamo capire qual è il giro più veloce. Cavolo, questa... Dio mio. Questa è una sfida particolare, sai? Perché allora, da qua mi sa che se evitiamo la fiammata ci arriviamo. Se no cadiamo di sotto e lì c'è un trampolino. Poi l'altro più vicino, ci sono quelle lì con le liane. Ed infine c'è il percorso, questo qua davanti, con il muro che crolla. Quindi iniziamo da quello che secondo me è il più difficile. Ecco qua, bravo, corri.
Fai la fiammata. Perfetto. No, 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 no. Ok, corri. Perfetto, vai, 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 vai. No. No. Perfetto, vai. No. No, cavolo. Ok. Uff. Sai che per un attimo pensavo che anche questi bruciassero per via della coda? Ah, però non prendiamo danno, ma allora chi se ne frega? Cioè io pensavo che... Aia. Il timer fosse una conseguenza del fatto che stavamo andando a fuoco, ma in realtà l'unica cosa che cambia è che si spegne. Ok, perfetto allora, molto meglio per noi. Dunque, siamo arrivati... Ok, questo era meglio se lo facevamo all'ultimo in pratica. Ma va bene così, fiori. Grazie. Non mi fullo la vita, però meglio che nulla. Grazie. Dicevamo, meno male che siamo arrivati qua, perché un po' di sassi schifo non mi fanno. Dunque. Dunque, dunque, dunque. Prossimo. Queste piattaforme si inclinano? No, sembra di no. Cioè, si muovono, ma si inclinano, ma non crollano. Esattamente come la mia forza di volontà, che piano piano sta inclinando sempre più verso lo sconforto, ma ancora resta a galla. Dunque, 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 prossimo da fare, direi di fare questo qua facile. Facciamo questo qui, che siamo già in posizione. Perfetto. Oh, vai. Perfetto, aspetta un attimo. Aspetta, 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 aspetta. Vai, 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 vai. Corri, perfetto. Andiamo. Meno male. In realtà è stato anche fin troppo facile. Ti immagini se era figo che siccome avevamo la coda in fiamme facevamo più danno? È una cavolata, però. No, ho sbagliato. Ecco qua, uno e due. Mi sa che ne stanno apparendo altri. Perfetto. Ta-tac e via. Perfetto. Uno e due, andati. Qua era... Scusami, era giusto curiosità vedere se prendevamo danno. Qua era proprio il punto in cui io avrei fatto riapparire di nuovo il ragno gigante. Una cavolata, però ci stava, eh. Scemo anche io che mi stavo fermando qui a scavare quando avevamo già full energia. Ok, ce ne manca solo uno da visitare. E la direzione è questa qua. Ok, prendiamo fuoco di nuovo. Vediamo, dovremmo farcela. Oh, cacchio. Dov'è, dov'è, dov'è la roccia? Mi sa che a sto giro me la devo rifare, vero? Sai cos'è che ti frega di questa prova? Il fatto che lui, quando fa il salto sul trampolino, non fa un secondo salto. È quello che ti frega. Riproviamoci. Ok, vai. Scala, 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 scala velocemente, scala velocemente, scala velocemente. Vai, 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 vai. Non azzardarti a spegnerti. Corri. Stai lontano dai ragni. Ecco fatto, pensavo di doverle fare entrambe, sai. Corri, vai, 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 vai. Quella è acqua, non lo so. Ok, mi sa che questa era quella più cattiva, sai. Anche se non vedo la noce. Ecco qua. Andati. No, levati. Ecco qua. Andati, tutti e due. A meno che non appare adesso, quando avremo ucciso tutti quanti i ragni, vero? Ecco qua. Ok, dov'è la noce? Devo ucciderli i pipistrelli? C'era un'altra zona nascosta qui. Maledizione. Sì,
Comunque i pipistrelli devo ucciderli. Ah, che fregatura, eh. Qui tra l'altro c'è anche un trampolino. Voglio vedere dove ci porta. Ho visto tra l'altro Scratta. Che culo. Sì, grazie. Grazie, così non mi devo rifare tutto il percorso. Dicevo, ho visto Scratta annusare qualcosa. Fa vedere dove prima. Mi sa questo qui, vero? Sì, vabbè, grazie, non fa niente. Oh, grazie. Questa è un premio per l'esplorazione. Ecco fatto. Meno male, dai. Dai, prendilo. Scrat, bravo. Questo è un premio per l'esplorazione, che così non ti devi rifare tutto il percorso da zero. Ecco qua, vai. Andata. Eccolo qui. Grazie. Uno e due. Pam. E ora di nuovo tutto aperto. Sì, però fammi dare una codata qui, che spero ci sia un po' di energia. Sì, perfetto. Vabbè, in realtà, se è come penso, dopo ritorniamo fuori e dovremmo trovare altri fiori, spero. Ma in teoria, sai che ho la sensazione che siamo arrivati alla fine. Siamo all'ultimo pezzo del livello, mi sa, sai? Ah, comunque avevo ragione, questa era una spaccatura. Era solo un'uscita. Eccoci arrivati. Dai, usciamo da qui. Secondo me adesso c'è un pezzo di nuovo con gli altri personaggi. E poi o c'è ancora un livello o siamo alla fine. Ehi, aiuto. Missione, vai a salvare Sid. Ok, madonna mia, cos'è, un percorso alla Mario 64? Sali fino in cima e vai a salvare la principessa? No, vabbè, è il percorso sali fino in cima e vai a prendere la stella. Per un attimo pensavo ci fosse tipo percorsi secondari, che devi entrare nelle rocce. Devo andare sul muro? Devo andare sul muro, sì. Ok, aspetta. Io lo ripeto, ma quanto Dante's Inferno sta roba? E rendiamoci conto che in realtà è uscito prima questo gioco di Dante's Inferno, eh. Cioè, va bene tutto. Va bene tutto, ma sto gioco è uscito prima di Dante's Inferno. Qua mi sa che c'è un po' di plagio, eh. No, beh, aspetta. Fammi vedere. Ok, che magari vie secondarie ce ne sono per davvero, eh. Mio Dio, calmati, ragazzo. Calmo. Ah, oh, ok, no, mi sa che non ci sono vie secondarie. O meglio, c'è una via secondaria, ma è solamente per tornare indietro. Nel senso, se tu cadi da qua, dopo ti rifai tutto il percorso. Va bene, va bene. Faremo attenzione a non cadere, allora. D'accordo, bello. Proseguiamo. Ho la sensazione che queste fiammate qua, oltre a farti danno, ti spingono anche in avanti e ti fanno cadere di sotto. Aia. Fermo lì. Ok. Dov'è la cosa da annusare? Eccoti qui. Mi sa che è solo energia, vero? Non fa nulla. Tanto siamo verso... Dio mio, mi stavo per buttare di sotto. Verso la parte finale, mi sa che tutta questa energia ci servirà, o meglio, la useremo. Dove l'ho visto? Ah, certo. Sto dicendo, dove l'ho visto il buco? Lì. Perfetto. Allora, vai, evita di prendere la fiammata. Bravissimo. Ah, vuoi vedere che questo adesso col geyser si alza? Perfetto. Gira la telecamera, che sennò non vedo. Eccoti qua. Perfetto. Vabbè. Però mi sembra un po' basso. O è una mia impressione? Nell'unico spiraglio che non ho visto siamo riusciti a cadere. Bravissimo. È una mia impressione un po' basso.
Giuro di non dover... No, ti prego, dirmi che non devo rifarmelo. Ti prego, dimmi che il sasso è già là. No, ti prego. No, 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 ti prego, dai, non mi va di rifarlo di nuovo. Dicevo, a me sembra un po' basso. Ci arriviamo? Sì, ci arriviamo, perfetto, meno male. Ok, si prosegue, belli. Vabbè, che potrei anche lasciarla qui, Ah! Ah! Ok, no, questa era... era parte di trama. Ok, abbiamo fatto alzare... No, sono scomparse. Dio mio, per un attimo ho pensato che arrivasse fino a me, dovevo solo scappare. Ok, dove dobbiamo andare quindi? Dobbiamo proseguire da questa parte. Se la telecamera si girasse sarebbe meglio, ma sai com'è? Ci sono dei limiti a tutto quello che puoi fare, a quanto pare. Dunque, di qua. Perfetto. E via, perfetto, ok. Allora, calmi un attimo. Facciamo le cose con un attimo di calma. Ecco qui. Perfetto. Dove finiamo? Calmo. L'ho vista adesso la vampata di fuoco. Pensavo arrivasse da davanti. Ok, calmi, calmi. Altra vampata. Altra vampata. Ma è forte ferro questa zona per caso? Miyazaki, sei tu? Eccoci qua. Dunque, vedo tre corde. Madonna mia. Quanto sale in alto sta zona? Quanto prosegue, madonna mia. Oh, ma sta andando avanti in una maniera infinita, non pensavo. Pensavo solamente a... Ok, qua dobbiamo trovarne tre. Pensavo solamente, proseguisse... Sai, scala e basta, non scala e risolvi puzzle e prosegui. Posso salire qua sopra? No, sembra di no. Di qua immagino che non possiamo... No, possiamo invece, perfetto. Vabbè, torniamo solamente qui. Perfetto. Ecco uno e... Ecco due. Meno male che non si rialzano tanto in fretta sti ragnazzi, eh. Ok, calmo. Perché sta zona mi sa tanto di trappola mortale. Ok. Quindi, primo sasso. Preso. Credo sia... Ah, ma sono solo due. Non so perché ne avevo visti tre io. Quindi uno è andato. L'altro lì. Ah, ok. È una cavolata. Una cavolata. Ci arrivo. Sembra... Cioè, Skelet è talmente piccolo che non sembra che, che ci arrivi. Ah, vedi? Aspetta. No. Ah, mio Dio. Che stupido, ovvio. Ora, guarda di sotto. Cadiamo sul pilastro. Andiamo a prendere l'altro. Prendiamo anche il secondo sasso. E lo mettiamo qua dentro. Ok. Ora quello si alza ancora di più. E ci fa arrivare da quella parte, perfetto. Oh, bello complessa questa parte qui, eh. Non pensavo, non pensavo. Ok, perfetto. Proseguiamo la nostra scalata da questa parte. Rompiamo sempre di più le scatole. Sai che per un attimo pensavo croc, si spaccasse in due. Quindi di nuovo il livello. Di qua si passa? No, peccato. Il livello della lava sale, anche se, diciamolo, non è che le rocce fluttuino nella lava, ma va benissimo così. Ah, quello è il blocco dove eravamo due secondi. No, stavo guardando che si è alzata anche l'altra roccia, ma credo sia eventualmente se tu di nuovo arrivi in qualche arcano modo lì e scendi di nuovo, almeno non arrivi nella lava, giustamente. Hanno pensato proprio a tutto. Forse dovevano anche pensare a un metodo per non farti ritornare lì, perché a quanto pare c'è il pericolo, a quanto pare, che ci torni. Beh, a quanto pare siamo bloccati qui, grande. Se la smetti di bighellonare, magari potremo trovare insieme il modo per uscire di qui. Rompi quei blocchi con un attacco di salto. Dovrebbe bastare per farmi scendere. In tutto ce ne sono quattro. Sai, puoi utilizzare i getti per lanciarti dall'altra parte. Stai attento, stai attento. Un salto troppo corto e finirai nella lava bollente. Fantastico. Che belli presagi di morte. Dunque, ce ne sono quattro, è detto. Quindi uno andrà da quella parte, uno dritto e uno va a destra.
Però, sbaglio o ce n'era uno anche qua sopra? O ho visto male io? Credo ci sia, esatto, qua sopra. E credo che l'unico metodo per arrivarci sia arrivare da una delle corde. Ok. No! Ah, devo pure dosarlo. Oh, porca miseria. Cioè, io ho dato per scontato, fai quello potente. Almeno ci arrivi, no? Neanche quello. No, no, no. Devo pure dosarlo. Fantastico. E sarà un continuo retry, perché di sicuro sbaglieremo il dosaggio più di una volta. Ok, arrivati. Schiantati contro il muretto, ma perlomeno ci siamo. Ok, la prima corda è qui, la seconda lì, la terza è lì, la quarta è dove eravamo noi, esatto. Ma come ci arriviamo lì? Credo che dall'ultima corda dobbiamo scendere da quella parte, perfetto. Oh, scrat, vai al centro, vai al centro, ok. Ok, ottimo lavoro, ne restano ancora tre. Dammi 30 secondi, il tempo di rifarmi di nuovo tutto il giro. Più altri 30 secondi per il lancio, più altri 30 secondi perché sbaglierò e dovremo rifarci di nuovo il percorso. Vai, secondo cannone, eccolo qua. Secondo me... qua. No! Di un livello sopra c'eravamo, di un livello solo. E infatti guardalo lì che adesso fissa dove dovevamo andare. Andiamo di massima potenza. Eccoci qua, grazie. E per fortuna non ci chiede di rifarlo. Meno male. Un altro? Ben fatto. Puoi fare di meglio però. Ne restano comunque ancora due. Lo so. Sai com'è? Sono io che sto facendo tutto il lavoro. Come sempre. Come tutto il resto della mia vita. Forse però... ok, in realtà pensavo che mi si era schiantato di sopra, ma va bene così. Questo qui. Ok, perfetto, dai, vai, vai, perfetto, andata. Bravissimo. Ne manca dopo di questo solo uno. Oh, grande! Adesso ne resta solo uno. Lo so. Ed ecco, vedi che Sid cade nella lava. Dunque, con molta attenzione. Eccoci qua. Perfetto. Vai, rompiamo anche l'ultimo. E ci siamo. Calmo, non andare in avanti quando fai salti. Crack, ti hai spezzato il collo. Grazie piccoletto, seguimi e usciremo da qui. Seguimi se vuoi vivere. L'inondazione stava per raggiungerci. Al mattino ci svegliamo trovando acqua ovunque. A quanto pare Sid aveva avuto qualche problema di sonnambulismo quella notte, ma appena tornò ci mettemmo subito in cammino. Arrivammo all'arca di salvataggio solo per trovare una scena di caos totale. E le nostre peripezie non erano finite. L'acqua che scorreva nella vallata con sempre maggiore forza trascinò via Ellie, intrappolandola in una caverna. Sapevo che dovevo fare qualcosa e farla in fretta. Scrat, poverino. E a quanto pare mi sono sbagliato. Non è ancora finita.